Sabato scorso ha aperto a Rimini Riama Bag, come la parola stessa suggerisce, non solo un marchio o una borsa. Attraverso il riuso e il redesign, un materiale di scarto può trovare nuova luce diventando un oggetto prezioso. Dal PVC dei cartelloni pubblicitari possono nascere gli accessori che non ti aspetti. Borse, marsupi, pochette, pezzi unici, piccole opere d'arte, confezionati da ragazzi affetti da disabilità nel punto vendita di Via Soardi, nato grazie alla cooperativa New Horizon di Via Portogallo. Sono coinvolti 5-6 ragazzi svantaggiati con disabilità medio grave, dopo ci sono un paio di coordinatori, insomma di istruttori che li seguono, che poi sono le persone che lavorano, che sono, faranno anche commessi, ma i formatori, e poi c'è una responsabile del progetto che segue tutto questo insieme, questo progetto qui, insomma, quindi complessivamente sono 8-9 persone. Dopo un anno di formazione per i ragazzi della cooperativa e le prime vendite in alcuni negozi tra Rimini e Ravenna, è nato finalmente lo store di Riama Bag, un punto vendita dove si potrà produrre, nel retro esiste il laboratorio, ma anche acquistare. La bellezza di queste borse è che ognuno ha la sua borsa, infatti noi diciamo adottare questa borsa, no? Perché di fatto ognuna ha, essendo un pezzo unico, quello che piace a uno non piace a un altro, l'attrezzo di uno piace a un altro. Noi cerchiamo di creare anche dei modelli nuovi, infatti già rispetto al catalogo che avevamo fatto stampare abbiamo altri 6-7 modelli nuovi, e cerchiamo insomma anche di adattare anche le richieste delle persone. Il brand è stato acquistato tempo fa per creare occasione di lavoro e di svago ai ragazzi della cooperativa. Mediamente vengono prodotte dalle 200 alle 300 borse al mese. Con la nuova bottega il sogno è di raddoppiare fatturato e produzione in modo da poter inserire altri giovani nello store. Invito tutti a venire a trovarci intanto in via Soardi 35 e a comprare le nostre borse, perché è un'opera intanto diciamo solidale dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, perché queste qui sono fatte interamente con materiali di recupero, e manichette degli estintori, cinture di sicurezza, banner pubblicitari, quindi non consumiamo, diciamo, riutilizziamo più che ricicliamo, e insomma pensiamo che sia una bella cosa, insomma una buona cosa per Natale, è un'opera bella. Ship will carry our body safe to shore.